Allora, signori, come potete vedere, acqua terminata, ok? Quindi questo è il nostro impasto, come si presenta, 70% di idratazione, ok? Quindi il nostro classico impasto che utilizziamo per la nostra quasi pizza contemporanea, ok? Allora, io direi che possiamo tranquillamente anche staccare la macchina. Ecco qua, vede come è morbido, ma al tempo stesso come resta su in macchina durante l'impastamento. Guardate il glutine, ok? Quindi davvero un ottimo impasto. Vedete, chiuso molto bene. Questa invece è la temperatura di chiusura, ok? Del nostro impasto, quindi stiamo tra i 23 e i 24 gradi, come vi dicevo, temperatura diversa rispetto al primo impasto, leggermente più alta, ok? Allora signori, questo invece è il nostro impasto al 70% di idratazione appena alzato dalla macchina. Ha subito, come vedete, una breve pillatura, ok, come faccio sempre io di solito. Adesso solito quarto d'ora di riposo sul banco, poi staglio, vi mostro direttamente i panetti, ok, diciamo così, vi lascio direttamente alla fase di maturazione poi dei panetti. Vi farò vedere quando i panetti saranno maturati, saranno pronti. Prova forno sia della pizza a metro sia della tonda simil contemporanea. Lasciamo perdere la fase di staglio sia dell'una che dell'altra, poiché è un video non dedicato alla fase di staglio, ok? Ma un video più specifico dedicato a questo argomento, ok? Quindi come possiamo ricavare impasti differenti in un'unica impastata, semplicemente andando a modificare alcuni parametri, tra cui ovviamente c'è anche il parametro più importante, ovvero la gestione dell'intero processo, ok? Allora signori, questo è l'impasto quasi pronto, ok? Quindi gli diamo sì e no un'altra oretta o due di lievitazione a temperatura ambiente, quindi l'ho preso dal frigo, lo lascio un paio d'ore a temperatura ambiente e sarà prontissima all'utilizzo. Questi sono i panetti per la simil contemporanea, ok? Guardate quanto sono belli. Questi invece i panetti per la simil napoletana pizza a metro, ok?
Allora ragazzi, solito punto della situazione, cosa abbiamo fatto oggi? Ci siamo creati una base comune per due processi abbastanza diversi tra loro, ok? La base comune è la nostra similbiga idratata al 50% gestita 12-13 ore a temperatura quasi tutta controllata, ok? Quindi con lo 0,1% di lievito abbiamo creato il nostro prefermento personalizzato maturato come al solito facciamo noi in una certa maniera. Dov'è che poi il processo è andato differenziando, ok? Quindi si è suddiviso in due processi abbastanza diversi tra loro durante la fase di impastamento, ok? Quindi abbiamo impastato la nostra biga, abbiamo chiuso il primo impasto con le stesse percentuali di sale, ok? Perché ci va bene così, il 2,5% di sale è secondo me la quantità di sale ideale per diversi processi all'interno della pizzeria, ok? Quindi per me, per una questione sia di gusti personali sia di consistenze, mi va benissimo il 2,5% di sale sia per la napoletana sia per la mia simil contemporanea, ok? Quindi abbiamo innanzitutto deviato un po' sulla difficoltà sale, ok? Quindi ci siamo già un po' semplificati la vita andando a unire i due processi con le stesse percentuali di sale. Non dovevamo fare altro che suddividere i due processi in innanzitutto idratazioni differenti, ok? Quindi il primo impasto per pizza a metro necessita, come sappiamo tutti, di un'idratazione più bassa, quindi 58 massimo 60% di idratazione. Quindi arrivato a un certo punto della nostra fase di impastamento abbiamo preso esattamente la metà dell'impasto, ok, a nostra disposizione, quindi nel nostro caso 18 kg di impasto totale, abbiamo preso 9 kg dalla macchina, ok? Quindi 9 kg dalla macchina. In realtà, se proprio vogliamo essere pignoli, avremmo dovuto prendere 9,5 kg, ok? Perché durante la prima fase di impastamento abbiamo aggiunto 1 litro d'acqua, ok? Però per semplificare e soprattutto considerate le alte temperature che ci sono ad oggi, ok? Quindi fa davvero molto caldo, possiamo anche stare leggermente più bassi con l'idratazione, ok? Quindi non ho considerato quel litro d'acqua che poi mi ha cambiato un po' il peso della massa nel totale, ok? Quindi avrei dovuto riconsiderare anche il peso dell'impasto nel suo totale, anche nella seconda fase di impastamento. Lasciamo stare, ho preferito sorvolare su questo aspetto davvero un poco rilevante, ok? Quindi abbiamo chiuso il nostro impasto a un 58-60% di idratazione senza starter di lievito e a una temperatura molto fresca, ok? Quindi questo non è un caso, temperatura fresca, no starter, bassa idratazione, ok? Quindi ho creato con questo mix di variabili un impasto adatto alle mie esigenze. Adatto alle mie esigenze cosa vuol dire? Impasto per napoletana, consistenze più asciutte, un impasto abbastanza estensibile, ok? Quindi dovevo evitare una tenacità fastidiosa, una tenacità che non mi avrebbe fatto stendere correttamente la mia pizza a metro. Come sappiamo tutti, questo genere di prodotti è un prodotto che se durante la fase di stesura trovate dell'eccessiva tenacità può essere nociva, controproducente, ok? Quindi un'eccessiva tenacità cosa succede? Succede che durante la fase di impastamento voi tendete a stendere di più il vostro mega panetto, ok? Da 800 grammi, 700, 900, poi queste sono scelte personali. Cosa succede? Eccessiva forza in stesura, impasto che inizia a strappare un po' di qua, un po' di là, prodotto che può risultare a fine stesura un po' troppo sottile in qualche punto, ok? Soprattutto nella parte centrale, e ciò può portare a una difficoltosa cottura, ok? Una cottura già di base che parte con qualche difetto, e addirittura potete poi bucare il prodotto in forno e doverlo ripetere, ok? Diciamo che questo non va ottenuto, ok? Soprattutto per la pizza napoletana la tenacità è un qualcosa davvero di nocivo e di pericoloso, ok? E stessa cosa vale anche per la pizza a metro. Quindi cosa ho fatto? Bassa temperatura, a pretto di 8 ore, ok? Panetti totalmente a temperatura ambiente, no starter,
ho controbilanciato poi, diciamo così, il fatto di dover affrontare, di dover lavorare un prodotto davvero particolare, quale la pizza metro napoletana da 75-80 cm, diciamo così, utilizzando poi la tecnica della bassa idratazione, ok? Quindi un prodotto del genere, come sapete, non potete spingervi molto, diciamo così, per quanto riguarda idratazione, ok? Quindi è davvero sconsigliato, sempre soprattutto per via del caldo che sta facendo, andare oltre il 60% di idratazione con questo genere di prodotti, soprattutto se volete trattarli tra virgolette alla napoletana vecchio stile, ok? Ovvero prendere il disco di pasta steso, farcito, allargato sul banco e cercare poi di tirarvelo diciamo così, alla vecchia maniera sulla pala, ok? Un'operazione molto molto delicata, d'accordo? Quindi a voi serve una certa consistenza per poi diciamo così andare in cottura in maniera ottimale, disco uniforme, steso correttamente, eccetera eccetera. Quindi questo è un po' quello che io, insomma, diciamo adopero, ok? Quindi le mie tecniche per la pizza napoletana, specialmente per la pizza metro, bisogna fare particolare attenzione a questi aspetti, ok? Nella seconda parte di impastamento, cosa c'ho? C'ho un secondo impasto, sempre più o meno 9 kg, idratato al 60%. Quindi fate i calcoli che un impasto, ok, che diciamo così ha già una certa idratazione di base, quanta acqua poi dovete successivamente aggiungere per ottenere un 70% di idratazione. Quindi nulla di particolare, ok? Nulla di, diciamo così, inventato da me, ok? È un qualcosa, se vogliamo, di base, davvero molto molto semplice, ci può arrivare chiunque. Basta tenere in considerazione cosa state facendo e ovviamente regolarsi di conseguenza, ok? Quindi pizza napoletana avete bisogno di creare questo genere di prodotto, pizza contemporanea avete bisogno di gestire poi la massa che ne verrà fuori dall'impastamento in un'altra maniera, ok? Quindi impasto chiuso a un'alta temperatura, a un'altra temperatura ovviamente sia di conseguenza, perché subisce più minuti di impastamento, ma anche giusto così, ok? Quindi un impasto che deve partire nelle prime ore di lievitazione in maniera più vivace, ok? È un impasto che poi deve necessariamente, sempre con questo caldo che stiamo affrontando in questi giorni, andare a un certo punto in frigo, ok? Quindi si chiude leggermente più alto, starter di lievito, si piglia sto benedetto impasto che avete chiuso a, si consiglia sempre un massimo del 70%, sempre considerando le temperature odierne, si prende, si va in frigo e si lascia maturare in frigo quelle 4-6 ore, poi eventualmente, questa è una scelta puramente soggettiva, dipende un po' sia dal frigo, sia dalla vostra manualità, sia dai forni di cottura, prendete il frigo o un'ora prima della lavorazione, secondo maturazione, ok? Quindi fate un po' voi le valutazioni del caso, o potete addirittura anche prendere l'impasto direttamente dal frigo e lavorarlo, ok? Quindi non è una scelta obbligata prendere l'impasto mezz'ora barra un'ora prima dal frigo, ok? Per la lavorazione basta semplicemente allenare l'occhio, sapere cosa si sta facendo, d'accordo? Io spero interessante, ve lo ripeto, per la maggior parte di voi qua non si è scoperto nulla, non si è scoperto l'America, ma spero che questo video, questa seconda parte di questo video, possa tra virgolette illuminare qualcuno di voi e andarvi così un pochettino anche a semplificare la vita, ok? Quindi non bisogna, non si deve necessariamente fare due impasti distinti e separati per ottenere dei prodotti diversi, ma si può anche adattare una base comune e gestire la fase di impastamento in due tempi, ok? Due fasi distinte e separate tra loro. Questo vale nel mio caso, che ho adattato la pizza a metro napoletana con la mia simil contemporanea, sono riuscito ad avvicinare tra virgolette due processi, ok? A trovare un punto comune sul quale lavorare, ma è un discorso anche generico, ok? Che può valere anche per altre tipologie di processi. Il video finisce qua, vi ripeto, video che vi vuole spingere un po' a riflettere su questo aspetto della panificazione, quindi accendete le lampadine, semplificatevi il lavoro, ovviamente agite secondo criterio. Ragazzi, basta così, ci becchiamo in settimana, si spera di riuscire finalmente ad andare un po' in live, che non ci vediamo da parecchio. Un abbraccio e ci becchiamo, si spera, settimana prossima. Ciao!